Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi voglio farvi un video dove vi parlo dei miei giochi che attendo nel 2024. Alcuni sono già stati annunciati per il 2024, altri no e spero escano in quell'anno, nell'anno prossimo. Il primo è King of the Dwarves Underground City Builder, è un costruttore un po' sullo stile di Dungeons 4 piuttosto che Dungeon Keeper, dove noi controlleremo i nani. Molto interessante, avrà anche l'italiano, ma andiamo oltre. Cairn Manufacturer, questo è un gioco che si attende da tanto tempo, è un gioco sulla costruzione e produzione di auto, dove piazzeremo le nostre industrie, prodotta da Playway, che mi piace molto come distributore, sarà in italiano anch'esso nel primo quarto del 2024, speriamo bene. Si va avanti, Falling Frontier, questo è un gioco che io attendo veramente tanto, lo danno per il 2023, io dubito però se uscirà ben volentieri, ma in ogni caso lo vedremo come video nel 2024. City of Atlantis, tanti giochi li ho messi una vita fa, quindi devo un pochino riaggiornarmi, però è praticamente un city builder sulla costruzione di Atlantide, in italiano anch'esso danno solo sottotitoli senza l'interfaccia, staremo a vedere, spero che esca l'anno prossimo, poi alcuni progetti potrebbero anche naufragare e non uscire mai, chi lo sa. Homeworld 3, febbraio, quindi magari me lo regalerò al compleanno, il classico strategico in tempo reale, il seguito di Homeworld 2, è molto molto interessante, avrà anche il multiplayer. Nivalis è molto intrigante perché sarà anche in italiano, sarà un gestionale, un simulatore di vita, di cucina, insomma, di gestione di ristoranti, discoteche, in un mondo al neon, in un mondo cyberpunk, quindi, o steampunk, che dir si voglia, sembra quasi più steampunk, però staremo a vedere, è molto molto interessante anch'esso. Nordland è un gioco sullo stile grafico di Prison Architect, spero esca l'anno prossimo, mondo medievale, gestiremo la famiglia nobiliare, in italiano anch'esso, ve lo dico perché so che tanti sono sensibili al tema. Questo è The Wayward Realms, è un gioco di ruolo open world. Ho già qualche più dubbi, insomma, rispetto ad altri giochi, perché guardandolo anche graficamente sembra molto indie, ma quell'indie che può sorprendere. Non è in italiano questo, almeno per il momento non è stato annunciato. Space for Sale è uno strategico, un simulatore di colonie, un po' che strizza l'occhio ad Astroneer, sarà da vedere. Italiano anche lui, quindi ma THQ Nordic. Non lo so se ci sarà la possibilità di averlo, però vedremo. The Inquisitor è un'avventura, quindi è il primo gioco d'avventura che vediamo, che mi auguro esca l'anno prossimo. Calypso, qui c'è già più una possibilità di poterlo avere, poter avere una copia per poterla provare. Non è in italiano però, 8 febbraio, questo ha una data. Welcome to Paradise è una sorta di mi ricorda molto Project Zomboid, ma con la possibilità di catturare e insegnare loro il combattimento e l'agricoltura agli zombie. Insomma, quindi molto intrigante anche lui, anche a livello grafico. 29 febbraio, nel giorno proprio bisestile, proprio uscirà in quel giorno lì, in italiano. Vane, un post-apocalittico, singolo multiplayer che potrebbe strizzare l'occhio un pochino a Seven Days to Die, staremo a vedere, la grafica sembra molto molto basilare, però vabbè, in arrivo, speriamo bene, non è in italiano. Return to Nargrim, un gioco, un'avventura grafica, fantasy, che sembra nascondere anche dei puzzle, cose strane, graficamente molto particolare, c'è l'inventario, credo ci sia anche il crafting, in italiano anche lui, c'è la demo però già giocabile.
Questo è un gioco su cui io pongo invece tante aspettative. Alalot Champions of the Four Kingdoms, sviluppato dai Gamera Interactive, che non mi hanno filato minimamente finora, ma questo è un gioco che sono disposto anche ad acquistare, perché lo tradurranno in italiano, ed è uno stile grafico che ricorda Baldur's Gate 2, ma con un combattimento di stile Action Souls. Quindi molto interessante, perché noi sarà una corsa col tempo, noi dovremo fronteggiare le casate nemiche, graficamente molto molto gradevole, quindi... spero esca l'anno prossimo. La traduzione credo arriverà comunque breve. Sky of Tides è un gioco narrativo. Io ne ho messi tutti quelli che aspetto, poi chi più chi meno, insomma, questo è un gioco che potrei non aspettare così tanto a livello degli altri, perché sembra un'avventura grafica sullo stile di Wasteland, ma al momento non c'è l'annuncio in italiano, e per un'avventura comunque gioco di ruolo con tanti dialoghi, insomma. Manor Lords è uno di quelli che aspetto di più. In assoluto. Doveva uscire alla fine di quest'anno, 26 aprile 2024. Sarà probabilmente lo strategico dell'anno, quello, secondo me. Perché comunque è un combattimento, vedendolo così ricorda Bannerlord, in realtà è un costruttore di città, mi ricorda magari come il cambiamento di ambiente Far Cry Frontier, però avrà tante personalizzazioni, soprattutto nella costruzione delle strade e degli edifici. Molto interessante da tenere d'occhio. Route 66 Simulator. Questa è un'avventura molto interessante, perché dovremo amministrare la nostra auto, fare il carburante, riparare l'auto e attraversare la famosissima Route 66 con tutte le grafica che ricorda molto la grafica disagio dei giochi che piacciono a me. Lightyear Frontier, questo è un gioco che io vi avevo portato inizio anno con la conferenza che avevo seguito di Microsoft, e guideremo questi mech in un mondo un po' sullo stile di Satisfactory, dove dovremo produrre, costruire, scavare, quindi da tenere d'occhio 2024 in italiano. Solar Starlight Horizon, questo è un gioco spaziale, io non mi sottraggo mai ai giochi spaziali, questo non credo, infatti non è in italiano, mi ricorda un pochino anche X4, però credo sarà più simile ad altri titoli, infatti è più action. Andiamo avanti, che i giochi ce ne sono tanti. Dawn Apart, questo è il classico costruttore di basi, simulatore di colonia, quindi insomma un po' alla Dyson Sphere Program, dove costruiremo gli edifici, li riempiremo di laboratori, di nastri trasportatori, anche in verticale. Mi ispira moltissimo, in italiano, in arrivo, speriamo bene. Bunker Builder Simulator, per chi vuole emulare il grandissimo Michele Molteni, questo è il gioco che fa per lui, ed è il suo, perché alla fine si tagliano assi, si posiziona, si scava il terreno, si fissano con i chiodi, tutto quello che io non saprei mai fare nella vita reale lo posso fare in questo gioco, in italiano anch'esso, Games Incubator e Playway, quindi ottimo. Aska è un gioco di sopravvivenza, co-op, un po' sullo stile di Valheim, me lo rievoca molto, quindi è più un clone, perché è comunque ambientazione vichinga anch'essa, non è in italiano, questo lo aspetto meno, avendo già giocato tanto Valheim. Nuclear Sub, mi piace tantissimo, lo aspetto tantissimo, ho apprezzato molto U-Boat, e questo sembra essere una cosa un po' meno legata magari alla guerra, come era il gioco appunto U-Boat. Sarà in italiano anch'esso, quindi insomma ci saranno tante cose da fare, sottomarino nucleare, quindi molto molto intrigante. RC Service Simulator, lo aspetto relativamente, perché non mi sono mai cimentato in queste attività nella vita reale, mi piacerebbe un domani. E quindi qui dovremo riparare, questo è il classico gioco da relax, dove ripareremo le auto radiocomandate a motore a combustione. My Funeral Home, questo scadiamo un po' nel trash, ma io amo tutti quelli che sono i simulatori di vita, di attività, senza mai prendersi sul serio, insomma, perché qua, ok, vediamo delle brutte immagini, ma in realtà poi noi dovremo riparare anche il nostro carro funebre e garantire la corretta attività. Quindi è un po' borderline come gioco, come lo era anche quell'horror che vi avevo portato. Quindi, insomma, questo sarà da prendere abbastanza con le pinze, insomma, e senza prenderlo troppo sul serio.
Frostpunk 2 credo lo aspettino in tanti, è il seguito del primo, che è un gioco difficilissimo, probabilmente partirà già in italiano, perché il Frostpunk 2, l'1 è partito in inglese, poi lo hanno tradotto, molto interessante, non credo si discosterà moltissimo dal primo, però sono curioso. Crossworn, questo è un'avventura Metroidvania, sì, con discreto interesse, ma... mi piace molto lo stile grafico sullo stile appunto di Hollow Knight. Vedremo, staremo a vedere. In inglese, però qui non è che ce ne sente, si senta proprio la mancanza. Beer Factory la attendo tanto, soprattutto quando ho visto i muletti, la possibilità di stipare la roba nei magazzini mi piace molto, e poi ci daremo la produzione di birra, molto interessante. Anche qui Playway, garanzia, italiano, molto bene. Andiamo avanti, questo è il gioco che probabilmente aspetto di più. Gennaio 2024. Questo, signori, ne abbiamo citati tanti in passato, ma potrebbe essere veramente l'erede di The Movies. E qua è lui. È lui. C'è poco da fare. C'è poco da fare. Avevamo visto un altro gioco dove si gestiva un set cinematografico, ma non era nulla a che vedere con questo, quindi credo che questo potrebbe avvicinarsi a quel capolavoro dei primi anni 2000 che io ho apprezzato veramente tantissimo, e non solo io. Andiamo verso gli ultimi giochi con Dragon's Dogma 2, ma inutile dirlo, questo lo aspetto, e aspetto una data ufficiale, e con l'avvicinarsi a questa data mi giocherò bene l'uno, che ho giochicchiato per 20-30 ore, ma senza mai andare oltre un quarto di gioco, quindi delitto, lo so. Però ecco, questo sarà sicuramente un gioco. Mi inquieta un po' il fatto che non sia in italiano, ma credo la pagina verrà aggiornata, se no sono vabbè, insomma, non è una bella situazione. Glass House, questo è un gioco di ruolo un po' di stile noir, lo attendo con tiepido interesse, sarà da vedere, perché l'ambientazione post-capitalista, costruire equipaggiamento, risolvere il mistero politico, interessante. In italiano sono poche lingue, anche in italiano, quindi non vorrei che fosse anche sviluppato da italiani a sto punto, non lo so, vedremo, staremo a vedere anche Glass House. Omega Crafter lo attendo con discreto interesse, perché comunque è un cooperativo online, rievoca altri giochi, Craftopia su tutti, quindi sarà da vedere, questo stile un po' sullo Zelda-like, molto molto interessante. Non in italiano, ovviamente. E come ultimo gioco della mia lista, non è l'ultimo, ma ovviamente Beyond These Stars è la colonia su un dorso di una balena spaziale, quindi è un gioco di colonizzazione, l'atterraggio potrebbe far pensare a un Astroneer, ma in realtà è tutt'altro. 2024, non in italiano, U The Doors, gli stessi di quell'altro medievale che abbiamo visto prima, che Manor Lords. Questi sono i miei giochi che io attendo della mia lista, poi ovviamente ci sono i AAA, ma non è il luogo giusto per parlarne. Spero di avervi ispirato, avervi fatto conoscere qualche titolo magari nuovo e averlo fatto mettere anche voi nella vostra lista dei desideri Steam, perché tenete conto che Steam considera tantissimo la lista dei desideri. Infatti, quando un gioco viene messo molto in lista dei desideri, appunto viene messo da molte persone, il gioco riceve più visibilità nella home page e quindi più valutazione da parte di Steam. Quindi fatemi sapere anche voi se mi sono perso qualcosa, o se magari avete scoperto qualche gioco nuovo, fatemelo sapere, che sono curioso. Io con questo vi saluto e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!